Ciao amici di Italiato Games, ho ancora l'amaro in bocca per la partita di ieri sera, per quel 3-3, e dopo che avevo giocato una bellissima partita, dopo che Romario aveva fatto un gol stupendo, 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 come dice Caressa, e però è andata così ragazzi. Allora, mettiamo Hernandez a questo giro e Højlund, dai, splittiamo i vichinghi, Alaba. Di nuovo, mi è piaciuto tanto. Trequartista, va bene Messi. Ok, partiamo così. Partiamo così. Sì, partiamo così. Poi nel secondo tempo vediamo. Avversario 4-2-1-3. È divisione 3, fascia alta. Poche centinaia di posizioni sotto di me, quindi è un divisione 3 di fascia alta. Però di fascia 3. Xavi Alonso. Ok. Modulo un po' spostato a sinistra. Vabbè, dai. Iniziamo così e poi vediamo. Poi vediamo. Anche stasera due partite. Dopo il piccolo incidente dell'altro giorno, quelle tre partite ve le ho raccontate. Stasera l'obiettivo è superare quota 1006. Vediamo se ci riusciamo. E che le partite si registrino, seconda cosa, non da sottovalutare, vista questa settimana, due volte problemi, però adesso speriamo sia tornato tutto ok. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le Buono, vostre buono, buono, passioni buono, buono. dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Italia e Galatasaray hanno l'opportunità di andare in contropiede. Il pallone per Neymar. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Grande giocata difensiva. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Prova con una palla filtrante. Intervento bello ed efficace. Nessuna delle due squadre ha ancora preso l'iniziativa. Siamo in una fase di studio. Alaba. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Opportunità di ripartire. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Scattano in avanti per una controffensiva. Vieira. Nessuna delle squadre ha mostrato vivacità di gioco, non si è visto molto finora. Vinicius Junior. Vinicius Junior! Quanto l'avevo vista dentro. Dribbling, tiro rivedibile. Con la palla tra i piedi è pericolosissimo. I difensori devono tenerlo sotto osservazione o li punirà. Messi sceglie di andare per vie verticali. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Messi non hanno perso tempo per recuperare palla. L'avversario non riesce a fermarlo. Messi ha fatto tutto bene tranne la conclusione. L'avversario è si era tosto, lo liberato con un dicevo. numero d'alta classe, ma ha mancato clamorosamente il bersaglio. Grazie.
Mbappé, Gundogan. Mbappé, palla a cercare la profondità. Mbappé, no, però bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Messi cerca il movimento dei suoi in profondità, riceve il passaggio, la mette in avanti, gioca una palla lunga, detta lo scatto del compagno con un filtrante, può arrivare in porta. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Difesa ben piazzata, pronta ad assorbire l'inserimento coprendo la profondità. Messi, che parata! Certo, non un intervento di routine. Portiere impeccabile, Fabio. Difficile fare meglio di così. Era al posto giusto, un bel anticipo. Prova a superare la difesa con un filtrante. La gioca a sinistra. Palla di nuovo verso il centro. Una bella giocata nello spazio. Incontra ancora solo 0-0, neanche come expected goal la situazione sembra migliore. Lo supera. Il muro della difesa tiene alla grande. Ottima incursione, la difesa però si è fatta trovare pronta. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Cerca la traccia in profondità. Possono far male in ripartenza. Adesso prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Costa curta. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Palla a Vieira. Ci prova. Oh, bella parata di testa. Fuori gioco. È fuori gioco per lui. Che partita pesante. Nel senso di intensità è molto intensa. C'è stato. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre ha concesso nulla agli avversari in un primo tempo in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Si dice spesso che a questi livelli non esistono partite facili, oggi di sicuro è uno di quei casi. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Bella scoperta l'Abamediano, davvero bella, bella scoperta. Sostituzione per l'Italia, numero 14, numero 5. Si parte per la seconda frazione di gioco. Numero 9. L'Italia avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ora vediamo se è riuscito a dare la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Il numero 4. Gundogan fa avanzare l'azione con il lancio lungo. È il primo tentativo simile, Fabio. Se continuano con quest'idea, potrebbero sorprendere la difesa. Fa sembrare tutto facile in difesa. Palla in avanti, verso il compagno. Palla ad Haaland. Cerca un'azione veloce. Kanté. Bella, può tentare la conclusione. Sì! La partita è ancora lunga. Grande Kanté. Con questo gol. La gara ha di nuovo un padrone e il merito è soprattutto suo. Un contropiede micidiale, è stata veramente questione di secondi. La conclusione è stata decisiva, ma mi è piaciuta soprattutto la preparazione di questa azione. Un contropiede agile e ben organizzato. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava.
L'Italia sblocca il risultato 1-0. Mbappé! No! Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo. No! Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Si è liberato bene e aveva lo specchio della porta davanti a sé. Avrebbe potuto fare molto meglio da quella posizione. A Cancelo riceve il pallone lungo dalla parte opposta. Figo crossa, tocca con un salvataggio molto efficace, pallone regalato agli avversari. Vedo vari uomini di Luca che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Pallone interessante in verticale. João Cancelo. Vinicius Junior. L'allenatore potrebbe ricorrere alla panchina, ci sono ancora cambi a disposizione. Riconquistano subito la palla. C'è Messi. Prova il tiro. Bella parata di Ter Stegen. Non si passa, ottima parata. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Guadagnano un tiro dalla bandierina. Il primo assoluto del match. Stanco Alaba. Un'altra lunga pausa. Quasi quasi. No, non lo posso fare questa sostituzione. Ah, perché adesso ho cambiato Alaba, si è fatto 5-5. Mamma mia, in queste ultime partite, queste lunghe pause, boh, vabbè. Secondo voi quanto sarebbe la... 120 secondi secondo me sono troppi. Io scenderei a 100. Voi 60, 80, vorreste ancora più pausa? Vabbè. Andiamo. Al pallone però male. Vinicius, bella parata di Ter Stegen. Che classe, ottimo salvataggio. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. E loro secondo corner del match. Ancora 0 per gli avversari. Opta per il tocco corto. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Conquista palla in zona pericolo. Se ne va. Ci prova. E c'è il gol dell'Italia. Ma vieni. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Romario è sempre una felicità che non ti dico. Si direbbe un uomo solo al comando. E per lui è un gol facile questo. Ha aspettato il portiere e l'ha beffato con freddezza. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Vinicius Junior. Può andare alla conclusione. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio.
vede lo scatto e cerca la profondità. La loro caparbietà è evidente, purtroppo quello che manca è il tempo. Prova a darla profonda nello spazio. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Palla buttata via, peccato. Fa viaggiare il pallone in verticale. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Niente distrazioni, ottima azione difensiva. La gioca in profondità. Occhio, possono ripartire qui. Kimmich. La gioca in avanti con un filtrante. Hernandez. Accelera per smarcarsi. Incornata. No, Haaland. Si è coordinato bene, ma ha mancato il bersaglio. Sono stati bravi ad allargare le maglie avversarie e arrivare al cross. Per la difesa è un chiaro campanello d'allarme, Fabio. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Si sbarazza dell'avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Mette in mezzo il traversone. Kanté evita il gol con una parata di puro talento. Una parata eccezionale, un intervento d'applausi. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Gundogan si fa vedere per ricevere. Adesso possono ripartire in contropiede. No. Ecco Romario. Prova con la palla lunga. Vede l'inserimento del compagno. Finita. Il più lontano possibile. Finita. Bene. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Entrambe le squadre hanno provato a vincere la finale. Gran bell'avversario. Giocato benissimo, bello. Complimenti. Però 1618. Sfidiamo la sorte, dai, vediamo un po' chi era l'avversario. E beh. Si vedeva la qualità dell'avversario. Dai. Complimenti, bel gioco, davvero bel gioco. Che partita, ragazzi, che intensità. Molto bello. Spero che questo l'ho già affrontato e mi ha fatto un mazzo tanto. Sbaglierò. Vabbè, vediamo che succede. Bene Messi. Bene Teo. Bene Romario. Bene Diaby. Kanté Rodri. Sì, va bene. 3104, 4213. Costa curta? No. Non snaturiamo. Hernandez e Kimi stanno più su. Carne secchi. Quanto la vedo male.
Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole. Sarà durissima. Brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Ecco, poi se facciamo questi passaggi orrendi. Grande intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Romario. Può andare. Romario. Oh. Niente ragazzi, calma, calma, che qui ancora è lunghissimo. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola. È quello che fanno i grandi campioni. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Hakimi. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Non riesce a mantenere il possesso. L'Italia ha già un gol all'attivo, sicuramente un vantaggio su cui costruire. Hanno trovato meritatamente la rete, ma devono continuare ad avere lo stesso atteggiamento che li ha portati in vantaggio. Un calo di tensione potrebbe cambiare l'inerzia della gara. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Passa il pallone, però male. Palla a Bernardo Silva. Ha spazio per provare il tiro. Errore qui, pallone sprecato. Ecco Mbappé. Romario, messo la firma sul tabellino dei marcatori. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Sulla fascia, è libero. Ha provato ad andare via in dribbling, difensore molto attento. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Bernardo Silva. Viene servito bene. È solo. Traversone basso. La gioca in profondità. Ecco Romario. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Riceve il passaggio. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Mbappé. Occhio, possono ripartire qui. Messi vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Che sta facendo? Niente, finita la partita? Mi sembra proprio di sì. Vediamo un po'. Ragazzi, io questi punti me li prendo e sono tanti, 33, pensavo anche qualcosa di più, non so cosa sia successo, ma li prendo. 249 punti, no, 149 punti alla divisione 1. Ci proviamo ragazzi, fino alla fine. Vediamo un po' questo discordaldo, vabbè, mi dispiace, non so cosa dire, non ho fatto nulla. Ragazzi, per stasera è tutto, grazie per l'attenzione, a domani, ciao!